Thank you Bentornato in questo nuovo modulo dedicato al corso sul denaro. In questo modulo voglio farti fare un esercizio pratico e dietro questo esercizio darti un grande insegnamento per quanto riguarda la tua mentalità finanziaria. Ciò che ti chiedo di fare adesso è di prendere carta e penna, magari il tuo quaderno degli esercizi che stai usando e che continuerai a usare durante questo corso, e fare quello che ti sto per chiedere. Per fare questo esercizio prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. Prendi il tuo quaderno e scrivi questo. Scrivi una lista di tutto ciò che vorresti possedere senza la paura di non potertelo permettere. Fa una lista di tutto ciò che vorresti. Adesso ferma questo video in questo punto. Fai il tuo esercizio e poi riavvio questo video e continueremo. Bene, adesso che hai questa tua lista di cose che vorresti possedere senza la paura di non potertele permettere, è arrivato il momento di insegnarti un piccolo segreto, anzi più che un segreto è una parola segreta, una parola magica che ti servirà per la tua nuova mentalità finanziaria. Beh, probabilmente, correggimi se sbaglio, mentre scrivevi, ipotizzavi e sognavi le cose che vorresti avere, ti saranno venute delle frasi dentro di te, magari dei giudizi, magari qualche frase del tipo: Ma questo non, è inutile che lo scrivi, non ce la farai mai, non lo riceverai mai, è troppo per te, eccetera, eccetera. Quante di queste frasi sono rimbombate nella tua mente a mano a mano che scrivevi quello che avresti voluto possedere? Bene, in realtà di fronte a questa lista c'è un'unica parola che dovrebbe risuonare costantemente all'interno della tua testa. Sai qual è? Pensaci un attimo. La parola magica che switcha, che cambia all'istante la tua mentalità è una sola. Come? Come è l'unica parola che dovrebbe rimbombare costantemente nella tua testa quando hai qualcosa da risolvere? Ti arriva un problema? Non stare a pensare capitano tutte a me, che mondo ingrato, eh, c'è la crisi, che sfigato che sono. No, arriva un problema, come faccio a risolverlo? Voglio qualcosa? Come faccio ad ottenerlo? Per la nostra mente è fondamentale la domanda che ci poniamo perché la nostra mente funziona grazie alle domande. Lo scopriremo più avanti, ne faremo un altro di esercizio. La nostra mente è una macchina da risposte. Per dare delle risposte sagge deve avere delle domande sagge. Allora, se la tua mente è una macchina da risposte e tu gli fai una domanda, è vero che sono uno sfigato? Quale pensi possa essere la risposta? Probabilmente sì. Oppure è vero che non riuscirò mai a pagare i debiti? Anche in questo caso la risposta sarà sì. Ma se invece di farti domande perfettamente inutili ti iniziassi a fare domande del tipo come posso fare a pagare i debiti? Allora la mente potrebbe darti delle risposte diverse, potrebbe indirizzarsi verso qualcosa di nuovo e soprattutto alla ricerca di qualcosa di nuovo invece che di qualcosa che già conosce come il piagnisdeo o il lamento o tutto quello che bene o male conosciamo. Quindi la parolina magica che ti fa entrare in una nuova mentalità è come. Questa è la frase che dovresti ripeterti costantemente. Come, 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 come faccio a come faccio a crearmi rendite? Come faccio a pagare i debiti? Come faccio a trovare un nuovo lavoro? Come faccio a crearmi una nuova opportunità? Come faccio a eh, pesare 10 kg in meno? E chissà quante altre cose. Come, come, come? Adesso riprendi tutta quella lista di cose che vorresti ottenere e rispondi a questa domanda sempre per iscritto. La domanda è come posso fare per ottenerle? E scrivi tutte le strategie che ti vengono in mente. Lascia la tua mente far fluire le informazioni, farla, farla diventare creativa. Imposta la tua mente in una modalità di ricerca di soluzioni e non di focalizzazione sui problemi. Ricordiamoci una delle regole della mentalità finanziaria è che i ricchi si focalizzano sulle opportunità, non sui problemi. Come ci permette di focalizzarci su ciò che vogliamo ottenere, sulle strategie che ci serviranno per ottenerlo. Iniziamo a cambiare questo, iniziamo a cambiare tutte le nostre vecchie domande inutili con un'unica nuova e utile domanda. Come? 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 Questo esercizio serve a questo, serve a creare una nuova sinapsi nella tua mente e far sì che la tua mente si abitui a nuove domande, a nuovi pensieri, a nuove mentalità. Ricordiamoci, il primo passo era diventare consapevoli dei nostri condizionamenti, il secondo passo è cambiare quei, quei condizionamenti. Dobbiamo creare nuove sinapsi, nuove, nuovi modi di pensare. La domanda come è vitale per la nostra mentalità finanziaria e non solo, perché ovviamente la parolina come, la domanda come fare vale non soltanto per il denaro, ma vale nella vita, per qualunque cosa. Qualunque problema, qualunque sfida ti si porrà davanti, l'unica vera domanda che dovrai farti immediatamente nella tua mente è come devo fare a superarla, come devo fare per risolverla, come devo fare per raggiungere qualche, qualche risultato, qualche successo o qualunque altra cosa. Come, 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 come. E ora che sei venuto a conoscenza anche di questo piccolo e nuovo segreto, posso terminare questo modulo e aspettarti al modulo successivo. Buon lavoro!